Buonasera, buonasera a tutti, amici del Giornale di Roma. Eccoci qui per una nuova puntata. Stasera, anche stasera siamo tanti, eh. Devo dire che non è per niente male. Tra l'altro, una serata importante perché è la serata, insomma, che ricorda Roma-Barcellona, una partita decisamente importante per quanto riguarda i nostri colori giallorossi. Inizio subito a presentare oggi dall'ospite d'onore che è Roberto Mugavero, editore della Minerva Edizioni. Come stai, Roberto? Buonasera, sto bene, grazie dell'invito e vi saluto dal mio bunker di Bologna. Dal bunker di Bologna. Un saluto a Eva Toscano, il nostro caporedattore. Ciao a tutti, buonasera. Un saluto al nostro grande fotografo immenso Roberto Tedeschi, questa sera con tanto di sciarpa incorporata. Ciao Robby. Ciao, buonasera a tutti. Pensa che stasera non Amoroso. mi hanno chiamato il buon Tedeschi, solo Roberto, sono No, contento. perché sì, poi lo spiegheremo anche a Roberto come ti chiamiamo, il poro Roberto, il buon Roberto, insomma, dipende un po' dalle serate. Abbonanima tra un po'. Mamma mia. Max Amoroma, ciao Massimiliano. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Roberto Mugavero, buonasera al nostro grande fotografo immenso, illustrissimo, va bene così, senza il poro, dai, il poro è brutto, dai. Si è dimenticato Cavaliere. E una Ah, buona serata la diamo anche a cavaliere Robertino. del Sì. Maneamo. Robertino Reali, buonasera Robby. Allora, io parto subito da Roberto Mugavero perché? Perché per noi è stata una serata magica, quella del 10 aprile allo Stadio Olimpico, però lui con la sua casa editrice ha realizzato un libro bellissimo che è La Roma, che è Roma, la sera dei miracoli, che racconta proprio quella partita con delle foto bellissime e un commento di Francesco Repice veramente ad hoc. Roberto. Ma guarda, io credo di essere forse della serata di tutti voi amici e tifosi della Magica, come la chiamate ancora la Magica, sei da Bologna. Credo di essere quello che è più obiettivo, no? Di quello che è stato quella serata, perché io ero a Bologna, faccio l'editore. Mi piace la Roma, ma ovviamente il mio cuore ha i colori della mia città, quindi soffro, soprattutto soffro per i colori rosso-blu del mio amato Bologna. Però ovviamente un po' da quando ho conosciuto Francesco, un po' anche quando ho conosciuto Roberto Tedeschi e via discorrendo, insomma, la Roma è obiettivamente una squadra che ti prende molto. Quella sera mi ricordo. Mi sembra ieri, veramente, ero sul divano come tanti, non avevo la fortuna, la possibilità di essere allo Stadio Olimpico come molti di voi e avevo detto, vabbè, vediamo sta partita, cosa capita, cosa accade. E mai mi sarei immaginato Vediamo nella quanti gliene vita di fanno. assistere. Come? Quanti gliene Di fa assistere. il Barcellona a Roma. Non ho capito chi è che stava parlando. No, Ero Roberto ha detto, diceva, e io. stavi Magari pensando, stavi vediamo quanti pensando, ne fa. vediamo quanti gliene fanno ancora questi. Parlo del Vabbè, Barcellona. sento molto male alcune voci. Glielo dico Comunque io, ho te lo dico provato a io, intervenire. Roberto Tedeschi ha fatto una battuta come suo solito, dicendo ti sei messo davanti al televisore e hai pensato, vediamo quanti gliene fanno ancora, perché dopo il 4-1 dell'andata sembrava una serata difficilissima, no? Per recuperare, e invece ci siamo riusciti. Sì, non ho sentito quasi nulla perché la voce è andata veramente via. Comunque, tornando a quella mia serata, mai mi sarei immaginato di vivere una favola, perché quella è stata veramente una favola. E vivendo la impresa diretta, da osservatore esterno, non ho potuto fare altro che chiamare immediatamente colui che poi ha dato le fotografie a questo libro, che è Maurizio Borsari, un
collega di Roberto Tedeschi, bravissimo fotografo, era in campo in quel momento in cui stavano ancora festeggiando. Io l'ho chiamato dal mio divano e gli ho detto: Maurizio, tu bisogna che prima che ti addormenti mi mandi le fotografie, perché io domani impagino il libro e voglio uscire con questo libro da intitolare La Sera dei Miracoli. Il titolo l'ha dato poi Francesco Repice, che in modo assolutamente generoso e immediato ha detto anche lui sì, ed è nato praticamente in 24 ore quel libro. L'abbiamo realizzato a tempo di record, e sono convinto che chi l'ha è uno di quei ricordi che non puoi non avere se ami questi colori, se ami questa maglia, perché va bene Facebook, va bene i social, vanno bene le televisioni, va bene lo stadio, va bene tutto, ma il libro è un po' come l'album di famiglia, ti resta a casa per sempre, lo puoi narrare come una favola, raccontare ai nipoti e ai figli per dire io c'ero, e sono orgoglioso di averlo pubblicato. Allora, assolutamente, assolutamente d'accordo. Intanto salutiamo Francesco Fiorini con questa splendida immagine col papà Lando, che è veramente molto molto bella. Salutiamo Letizia Terzigni, che lavora in ospedale, quindi in tutte queste sere ci seguono e siamo molto contenti di tenervi compagnia per qualche minuto, qualche ora, mettiamola così. E vi ringraziamo tanto. Tantissimo, tantissimo. Ringraziamo Fabrizio Bruni, ovviamente, che ci segue, e tutti quelli che sono attualmente collegati, compreso il nostro Marco Gialloreti, compreso Paolo, il nostro grafico, insomma tutti quelli che collaborano per noi. Allora, Roberto Mugavero ha iniziato un pochino a ricordare questa splendida partita. Andiamo avanti con i ricordi con Eva, che insomma, devo dire, quella sera sicuramente sarei stata scalmanata anche tu. Allora sì, diciamo che io purtroppo non ero allo stadio, e questa è una cosa che mio figlio, quello più grande, mi rinfaccerà fino a che campo più o meno, ovviamente. Ha ragione. Ha ragione, certo, sì, esattamente. Eravamo a casa e io mi ricordo che praticamente è stata una cosa, cioè non è stato descrivibile, perché un po' come tutti, sai, da brava tifosa della Roma uno ci spera sempre, perché poi alla fine siamo sempre molto positivi, molto di cuore, quindi non puoi non vederla e non sperarci fino alla fine, no? Se no neanche ci rimani male e bene, invece noi ci piace rimanerci male e bene, quindi abbiamo deciso che dobbiamo soffrire. Ma mai avrei pensato, mai, perché insomma nella nostra storia quante volte quello che doveva accadere è accaduto? Cioè veramente poche. Quasi mai. Esatto, per cui devo essere sincera, è stato un qualcosa di allucinante. Mi ricordo che ho svegliato tutti, anche quello piccolo, e l'ho fatti salire in macchina, ho caricato pure mia madre e l'ho portati su via Ostiense verso il Circo Massimo, siamo andati a prendere il cornetto, tutti con le sciarpe fuori dalle macchine, perché insomma un minimo glielo volevo far sentire. Non eravamo allo stadio, ma in qualche modo dovevo fargli assaporare la Roma che festeggia, che loro purtroppo non hanno vista mai, parliamoci chiaro, insomma. E invece Roberto Tedeschi, dal suo obiettivo fotografico, perché tu eri lì a bordo campo per immortalare queste immagini, io so che tu ogni volta dici, io rosico un po' perché nel momento in cui devo lavorare, devo scattare, non mi godo la partita, no? Non te la vivi in prima persona, però insomma quella sera anche tu mentre scattavi sicuramente eri preso in non poco. Guarda, quella sera è stata... Mi sentite tutti? Sì, sì. Pure Roberto? Sì, sì, ti sento bene. Okay. Allora, dicevo, quella sera è stato un susseguirsi di emozioni, di pensieri, di stati d'animo. Calcola una cosa, che al primo gol, quello di Diego, è stato... Vabbè, abbiamo fatto gol, l'esultanza, tutto ciò di quello che normalmente accade. Quando poi c'è stato il secondo su rigore nel secondo tempo, una volta segnato, tutti quanti speravamo che accadesse il miracolo. Il miracolo è accaduto, ma nella maniera più impensata e più incredibile. Forse lo stesso Manolas, che esultava in quella maniera, non ci credeva neanche lui. E la cosa positiva, chiaramente, di quella serata è stato
il bello e la possibilità che ho avuto di fare delle belle foto. Mi manca l'esultanza frontale di Manolas, ma poi ci siamo rifatti con Ami, non mi sono rifatto con le esultanze di fine partita che ce li ho tutti davanti a me. Devo dire sì. Eppure lì è stato bello. Poi Francesco, tu le hai avute queste foto, quindi... Eh sì. Poi ci inventeremo sicuramente qualcosa. Questa è la copertina, Roberto, del libro, una copertina splendida come al solito, perché io devo dire una cosa, che Roberto Migliavero, come del resto tutti quelli che lavorano per lui lì alla Minerva Edizioni, sulla copertina e sul titolo non transigono, no? Roberto, tu sul titolo e la copertina vuoi avere, a prescindere giustamente da editore, l'ultima parola, e questo sicuramente rende importante, no, le cose. Ma deve essere così, perché è proprio una regola dell'editoria, cioè è l'editore che decide la copertina, la grafica, il titolo, ma anche il prezzo poi di copertina del volume. E devo dire che quell'immagine la rappresenta molto molto bene, perché un Manolas impazzito, perché è un Manolas impazzito dalla gioia, che corre, secondo me manco lui sa dove sta correndo, lo simboleggia molto bene. Cioè, io mi sembra, tra l'altro, mentre voi parlavate, mi sto guardando un po' di spiego il servizio di quella sera, mi sto riguardando un po' quella partita, e guardo gli occhi vostri, più che dei giocatori, quando inquadrano la gente, l'allenatore, quelli a bordo campo, sono allucinati. Cioè, come ha detto Roberto Tedeschi, sul 2-0, insomma, hanno cominciato tutti a spingere. E quando uno stadio spinge con tutta quella gente, io non so quanta gente c'era. Era pieno, quindi la capienza quant'è dell'Olimpico? Guarda, in Champions League stai sui 65.000, 63-65.000, perché l'UEFA ti toglie, no, una parte di stadio proprio per questione di ordine pubblico. Quindi mettere 60.000 persone che spingono così. Garantisco, io ho un po' giocato anche a pallone in anni molto passati, insomma, sono veramente il famoso dodicesimo giocatore. Se avesse potuto, sarebbe entrato in campo anche Tedeschi a spingere il pallone. Ma guarda, l'abbiamo spinto anche fuori il pallone. Negli ultimi minuti c'è stata un'azione, tra l'altro anche irregolare, però l'arbitro ha lasciato giocare con un tiro a pallonetto di un giocatore del Barcellona, 0 per noi, che è terminato di pochissimo alto sopra la traversa. Se entrava quel pallone, come al solito a Roma, come diceva Eva prima, la famosa beffa. Avremmo preso, bravissimo, la solita beffa capitolina, insomma. Però quella sera è andata invece in un'altra maniera. Il titolo, io ho giocato anche un pochino prima con Roberto, perché come lui si ricorderà molto, abbiamo provato, io e qualche suo collaboratore, quando abbiamo fatto la grande Roma di Lidl, a modificarlo, avevamo detto un'altra cosa, e lui si è imposto con questa grande, questa parola grande, l'ha voluta assolutamente mettere. Ti ricordi, Roberto? Sì, molto bene, mi ricordo molto bene, ed è, insomma, adesso non voglio dire, insomma, che porto buono, però anche quel libro, adesso non per farti un complimento, ma è un libro che è stato molto apprezzato nella capitale dai tifosi della Roma, perché, insomma, racconta un altro spaccato della storia della vostra squadra incredibile attraverso un uomo simbolo. Poi tu sai che abbiamo pubblicato altri libri di altri uomini simbolo della Roma, iniziare da Giacomino Losi. Tra l'altro, mi piacerebbe sapere come sta Giacomino. Bene, sta bene, insomma, è un po' che non lo sento in realtà, però diciamo che sta ancora in forza proprio, no? Perché lui, insomma, diciamo che non ha mai tolto gli scarpini da dosso, lui continua, no.
ti ricordi che c'era la moglie che era preoccupatissima perché lui nei suoi oltre 80 anni ancora giocava a pallone e entrava in cingolata, no? È vero, è vero, è vero. Tra l'altro non ti ho mai detto che io ho acquisito un archivio fotografico di un famoso fotografo della mia città, che era un fotografo nazionale molto noto, si chiamava Walter Brevelieri, e ho trovato delle foto di Giacomino Losi quando veniva con la Roma a giocare a Bologna, molto belle, devo dire, molto belle, che mi ha fatto piacere, insomma, vederlo in campo. Tra l'altro mi sembra che poi noi lo raccontiamo sul libro, praticamente quando la Roma vince la Coppa delle Fiere, no? Fa la semifinale con Birmingham e praticamente succede che lui gioca in nazionale il martedì e poi dopo il giorno successivo gioca anche con la Roma il ritorno di questa partita. Mi sembra che il nazionale quella partita la fecero proprio a Bologna. Se non ricordo male. Può essere. Che poi, però, insomma, voi avete. Sì, avete te lo confermo. Questo dono di avere insomma tanti personaggi veramente che possono essere raccontati e veramente insomma io da bolognese vado orgoglioso di aver pubblicato questo libro che racconta quella partita, quella notte, perché quella è cristallizzata, quella così resta e resterà nel cuore dei tifosi romanisti per tutta la vita e deve essere tramandato per le future generazioni. Quindi fu un'emozione talmente forte anche per me che non voglio pensare cosa è stata per voi e soprattutto per chi era là. Però ecco, se devo ricordare, ricordo gli occhi allucinati della gente. Questo sì, oltre a quei giocatori. No, e poi ricordo gli occhi di quelli del Barcellona, perché sono ovviamente indimenticabili anche l'immagine di Iniesta che esce dal campo e che non avrebbe mai immaginato che quella sarebbe stata la sua ultima partita europea, no? Con la maglia del Barcellona. È vero. Tra l'altro io non so se hanno mai più usato quella maglia. Per quella partita penso di no. Intanto c'è Massimiliano che stasera si è messo pure gli occhiali perché voleva ricordarla ancora meglio quella l'immagine a proposito di oggi. Io voglio far vedere l'occhio che ancora mi sono rimasti quell'occhio. È l'occhio del tifoso che quella sera ha vissuto la partita dagli spalti, dalla curva, insomma, ecco cosa hai fatto. Io mi ricordo il pre-partita, perché poi dall'83-84esimo dal gol di Manulas mi sono svegliato il sabato. Proprio stavo fuori, 2 o 3 giorni stavo fuori. Però volevo dire che non è che lì era strana come situazione, perché subito dopo la partita di Barcellona, comunque, noi tifosi eravamo sicuri che vincevamo 3-0. Che se tu ti ricordi, su qualunque radio, 3-0, perché è così, è vero Roberto? L'incoscienza del tifoso. Non è l'incoscienza, non abbiamo aspettato il gol 3-0, noi eravamo sicuri che 3-0 vincevamo qua la partita. Anche perché la Roma nella partita precedente, tra l'altro, a questa vittoria col Barcellona, aveva fatto una partitaccia brutta. Beh, veniva da 3 pareggi, questo mi ricordo, sono sicuro, veniva da 3 pareggi e giocati così e così. Avevamo pareggiato, mi sembra 2-2 in casa, o comunque avevamo pareggiato con la Fiorentina. No, abbiamo perso a Bologna. Avevamo fatto risultati pessimi e comunque la Roma lì, nonostante tutto, a noi ci dava, ma anche perché all'andata io penso che quel 4-1 è uno dei risultati più bugiardi della storia della Champions League. Quello, infatti, al di là dei risultati in campionato, è proprio quello. Io mi ricordo che quel 4-1 fu veramente assurdo. Cioè, quella è una partita che la Roma, non dico meritava di vincere. Ad occhi chiusi. Due cose siamo fatti noi, infatti. Due autoreti. Carambola sul portiere, prese il difensore di tira, ripiamano l'asse di testa, Pierpaolo ripia quell'altro di testa e segna. Cioè. Sì. Sono state delle situazioni sicuramente paradossali. La casualità chi ha segnato all'Olimpico, chi ha fatto autogol. Sì, Manolasse De Rossi. Sì. No, io tra l'altro quella partita... No, ragazzi, è stata una partita che se l'avesse scritta qualcuno come sceneggiatura non sarebbe stata meglio di così.
perché pure il fatto di tenerti sulle spine fino alla fine, perché comunque il gol è arrivato all'82esimo, che era 82-83, sì, sì, quindi calcio d'angolo, tra cioè, te la sei vissuta tutta, l'hai spinti fino alla fine, l'Olimpico è stata una bolgia tutti i 90 minuti, cioè è stato stupendo. Ma anche perché ma dai, stato... se eravamo tutti noi a Paranzia, ma dai, ricordate la ciccata de come si chiede Messi davanti a Chester, Alisson, la ciccata proprio, mamma, lì stavamo tutti pronti a Roberto, prendere quella palla. Lo dico a Roberto Mugavero, la ciccata è un termine leggermente romano, insomma, che diciamo il liscio davanti al portiere da parte di Messi. Liscio che ha fatto il grande giocatore anche da noi, Sì, si usa anche a Bologna, Francesco. La ciccata. Guarda che non è solo romana, la ciccata è proprio di un del calcio. Ciccare la palla si usa anche da noi. Oh. Questa posso pure non parlare più, grazie. In questo momento nel mio video ho appena segnato Manolas. Vedi? E quando segna Manolas con gli occhi di fuori che va sotto alla tribuna a Montemario. Ma io, signor Roberto, lei immagini da quel momento al sabato dopo, io non mi ricordo più niente. Un bellissimo colpo di testa perché ha anticipato tutta la difesa. Sì, sul primo palo a spizzare. No, bellissimo. Come bellissimo è stato il lancio di De Rossi per Dzeko in occasione dell'1-0. Sì. Un lancio a occhi chiusi praticamente da centrocampo, lancio lungo, ma è stato eccezionale. Ma io rivedevo, perché adesso stanno riproponendo anche su Roma TV, sul canale ufficiale della Roma, la partita, e mi ha fatto impressione, perché io non l'avevo notato, gli occhi di Daniele, di De Rossi, nel momento in cui si vanno a scambiare i gagliardetti prima dell'inizio della partita. Lui praticamente Iniesta neanche lo guarda, cioè lui è talmente preso da quello che deve fare che neanche lo guarda in faccia. E tra l'altro parliamo di Iniesta, non parliamo di Goccia o Catini, insomma, no, parliamo di uno dei giocatori più forti nella storia. Però io devo dire che da casa si è visto di più. Io ci ho cominciato a credere da subito, proprio per le facce dei giocatori e per la determinazione, le espressioni anche dopo i contrasti, dopo i take, cioè non sembrava veramente fossero Iniesta e Messi, sembrava fosse Pizza e Fighi quelli con cui giocavano, insomma, nel senso che non l'abbiamo risentita per niente. È quello che dicevamo l'altro giorno, entravano in campo avvelenati. Cioè, quell'anno non è stato sempre così. Ho capito, però stanno, è quello che ci è mancato. Prima entravano, c'era Strootman, Angolan, De Rossi, che viene qui. Quell'anno la Roma. Sì, però quell'anno lì, come diciamo tutti quanti, la Roma ha fatto uno dei risultati più importanti di tutte le squadre europee, perché oltre ad essere arrivata in semifinale di Champions, una semifinale scippata dal Liverpool, tra l'altro, perché alla Roma mancano, in quella partita lì, mancano due rigori e due gol annullati e due rigori non concessi, la Roma arriva anche terza in campionato, cioè la Roma arriva terza in Italia e nelle semifinali di Champions League, che sono risultati difficili da raggiungere. Cioè anche il Real Madrid, che è il Real Madrid, quando arriva in fondo in Coppa, di solito arriva a 20 punti dalla prima. La Roma è arrivata terza in classifica e nella Champions ha ottenuto risultati contro l'Atletico Madrid, il Chelsea, lo Shakhtar Donetsk, il Barcellona, il Liverpool. Cioè non stiamo parlando di ultime, no? Quell'anno io ho avuto modo di fare uno scatto, che quando l'ho fatto era all'inizio della partita, che lì per lì era uno scatto insignificante, uno dei tanti, uno come tanti, no? Dopo il risultato, dopo la cosa, io me lo ritrovo nello scattabellare tutti gli scatti il giorno dopo, mi ritrovo loro due, cioè Messi e Luis Suarez, che si guardano, ma si guarda in una maniera strana, ma proprio come di boh, avevo un po' strana. Io il giorno dopo me lo so sfruttato sul mio profilo di Facebook, l'ho
postata quella foto con dei fumetti e scrissi: loro si guardano e uno dei due dice: oh, mi sa tanto che questi stasera sono incazzati, capito? E quindi, allora guarda, io vi faccio bene quello scherzo che lì per lì era uno dei tanti, insomma, ecco. Guarda, io non so se voi riuscite a vederla, vi faccio vedere questa foto che è all'interno del, che aspettate, leviamo una, ah no, non posso levarlo. Comunque, no, questa foto qui, non so se la vedete, se vedete gli sguardi dei giocatori, guardate gli occhi di De Rossi, gli occhi di Schick e quelli di Nainggolan, e loro sono praticamente tutti determinati. Cioè, non, è stata una partita veramente, Roberto prima ha detto, Roberto Mugavero ha detto bene, una di quelle partite che comunque resteranno nella storia per sempre, no? È come Roma Dundee United, tanto per dirne un'altra. Anche lì facemmo la rimonta che serviva, Col Dundee. Avevamo perso 2-0 lì su. Sì. Io c'ero. Sì. E poi però all'Olimpico c'è la legge del 3-0 e guarda caso anche in questa occasione qui finì 3-0 perché insomma alla fine lì era proprio necessario, se 3-0 doveva essere quello, se no il risultato sarebbe stato sfavorevole. Sì, no, devo dire sì. E Roberto l'ha detto all'inizio, ha iniziato questa, lui bolognese, ovviamente tifoso del Bologna. Tra l'altro una cosa però te la voglio dire prima di cambiare argomento e tornare sempre a parlare di Roma ma con altre realtà. La sera dei miracoli è venuta in mente anche ricordando quello che è un grande artista bolognese di cui voi avete fatto un libro fantastico, penso. Lucio Dalla. Lucio Dalla, che tra l'altro aveva anche una bella casa a Roma, mi risulta. Aveva scritto questa canzone proprio dedicandola a Roma per una sera particolare che aveva vissuto nella capitale. Proprio lui lo racconta, lo dice. Nei vicoli di Roma parla dei gatti, esatto. Nei vicoli di Roma. Bravo Roberto. Quindi la mia gioventù, c'è una sorta di gemellaggio, questo filo che parte da Bologna arriva Roma, però esisterà sempre, perché guarda, mi sono di nuovo emozionato perché ho finito di vedere il servizio e avete ragione nel dire, dal primo minuto i giocatori avevano si è bloccato, come direbbe la tigre, insomma. Ecco, non so se avete sentito, insomma, avrebbe detto Rocky della Tigre. Insomma. Sì, gli occhi della Tigre. Quella, che poi nel calcio è determinata, però diamo a Cesare quel che è di Cesare, anche l'allenatore deve averci messo del suo per caricare, certo, motivare, preparare quella partita, va ricordato. Ho visto un attimo che in tribuna, vicino all'immenso Totti, c'era l'altro fenomeno di Cassano a lui, quindi. Ma infatti io, insomma, penso che la Roma in quegli anni lì, adesso l'abbiamo già vissuti purtroppo, speriamo di poterli vivere con altri giocatori, però ci sono stati degli anni in cui la Roma aveva Totti, Cassano, Montella, Totti, Batistuta, Montella, giocatori eccezionali veramente, c'è poco da aggiungere, insomma. L'anno dello scudetto potevi anche andare sotto nel punteggio, tanto sapevi che in qualunque maniera il gol gliel'avresti fatto. Potevi perdere una partita, ma su una che ne perdevi ne vincevi 10-12 di fila, no? È stata una cosa... Se hai nominato adesso non troverebbero posto in questa Roma, giusto? Insomma, no. Voi siete, per fortuna vostra, siete abituati bene, ecco. Noi abbiamo qualche problema bene. Anche se devo dire che quest'anno era ed è ancora adesso una bella squadra il Bologna, tra l'altro con un grande allenatore, Mihajlovic, con quello che ha avuto e che ha patito, ha trasformato la squadra. Ma anche Mihajlovic è una di quelle realtà, se parliamo della Roma, che fa veramente, come ti posso dire, pandan, nel senso che lui è venuto a Roma e praticamente non ha, ero l'unico che lo difendeva, insomma, no? Perché l'annata romana è stata un'annata
totalmente negative. Era arrivato, dice 2 su 3, faccio gol su punizione. Forse ne avrà fatti 2 in tutto l'anno dei de gol su punizione. Uno. Poi è andato via da noi e ha iniziato la sua scalata, sicuramente a giocatore importante, tra l'altro anche in una squadra che a noi insomma non ci piace per niente. E vabbè, insomma, è andata così. Però abbiamo dato anche Walter, anche Sabatini, che invece è tutt'altra situazione anche qui a Roma. Molto bravo, molto bravo, molto bravo. E poi grande conoscitore di calcio e anche un uomo di cultura. Un uomo di cultura, grande conoscitore di calcio e grande persona, perché ti ricorderai quando è venuto alla presentazione del libro, è stato eccezionale. Lì ha fatto poi una cosa che io non mi dimenticherò mai, e non la racconto, però insomma sicuramente molto bella e non me l'aspettavo, quindi devo dire un'ottima persona prima di tutti. Intanto ti saluta anche Roberto Stefano Impedovo, che dovende più peva, vabbè, c'è poco da fare, purtroppo che dobbiamo fare. Allora, Stefano Impedovo, così mi piace vincere facile, però, cioè, nel senso che no, perché secondo me sono tutti cecati quelli che chiamano e dicono una cosa del genere, non è possibile. C'hanno tutti come Massimiliano, devono mettere gli occhialetti in primis. No, scherzi a guarda, parte. Guarda, occhiali, ho senza occhiale, do ragione a Stefano. Ma perché vi piace così, insomma. Stefano Impedovo, devi sapere, Roberto, che è il moviolista del sportivo, tutte le moviole delle varie partite sono tutte come di no? Stefano. Adesso fa le moviole per noi, per il giornale di Roma. Tra l'altro, devo dire, ragazzi, ci facciamo i complimenti anche da soli, perché Stefano nell'ultimo numero che abbiamo fatto ha fatto una cosa che non si era mai fatta e vista in assoluto, cioè la prima moviola sul calcio femminile, perché la moviola di Agnese Bonfantini, il 100° gol della Roma femminile che ha fatto Stefano, è la prima moviola in assoluto sul calcio femminile, e devo dire che sicuramente questa è una cosa importante, e lo ringraziamo ovviamente a Stefano. Grazie. Che devi dire, Massimiliano? Aspetta, fammi sentire Robertino prima. Vai, Robertino. Dimmi. No, io per la sera non dovevo il biglietto, perché non ero... Era l'unico anno che non era buono. Quindi non... Ma quanto mi dispiace, guarda. E quindi l'ho vinta da casa. E questa però ti dovrebbe far pensare che anche le prossime, secondo me, devi vedere da casa, non ce devi più pensare. Che disgraziato. Questa è una delle cose che deve farti riflettere, caro Robertino. Basta, non mi tocca Robertino, vedo Robertino, scusami, ma hai visto l'uomo viola che ha disegnato? Pure là è bella la bonfa. Cioè, è parte realistica, è vera, è bella pure là, è bella, vero Robertino? Nello scatto. Max, che volevi dire prima? Volevi dire questo quando hai alzato la mano a scuola? Sì, io sono questo, mi metto la basta, parlo Pierino. Io volevo dire una cosa. Aspetta Robertino, c'è Roberto che ci dice. Tutti sti Roberti. No, volevo dire una cosa, che così anche Roberto Mogavero ne sarà al corrente. Io e Stefano non ci conoscevamo, perché ci conoscevamo di nome. Lui sapeva di me, io sapevo di lui, perché io ero uno dei fotografi del Guerino all'epoca, e vedevamo le nostre cose, lui le foto, io le moviole. Quest'anno sono andato in vacanza a Noci, che è un paese vicino in provincia di Bari, perciò degli amici lì che hanno casa. Così parlando è uscito fuori con loro, diciamo, sai che qui al paese c'è questo così, così, così. Ha detto che ti conosce e ti vorrebbe fare un'intervista. Allora,
Premetto che quell'intervista non è mai uscita ancora, perché lui disse che il giornale delle voci, vabbè, immaginiamo. Però è stata un'occasione per conoscerci, che non ci conoscevamo, lui ci conoscevamo solo di nome. Abbiamo passato una bella serata a parlare un po' dei ricordi del passato, così. E infatti quando Francesco mi parlò di questa necessità, gli dissi guarda che io l'ho conosciuto e siamo diventati amici, e infatti ci ha parlato ed eccolo lì nel giornale di Roma, che moviolizza. Che moviolizza sportivo, se posso inserirmi, non so come se no. Certo. Posso inserirmi. Il Guerin Sportivo è stata una fucina e una palestra per tantissimi, dai fotografi, tanti, ai giornalisti, giornalisti, per giornalisti. Basterebbe fare l'elenco dei nomi per capire quanto il Guerin Sportivo abbia inciso nella storia del calcio italiano. Io tra l'altro ho editato, curato da quello che è stato per un po' anche, sempre vice direttore, per un po' anche direttore, si chiamava Facchinetti, purtroppo è mancato un po' di anni fa, un libro che racconta la storia del Guerino Sportivo, che si chiama Un secolo di Guerino, che ha in copertina quel bellissimo disegno che è il simbolo del Guerino Sportivo, di quel soldato che lancia il dardo, che però ha una penna. Sì, come e, quindi, e quindi abbiamo realizzato anche quel tipo di opera, e all'interno ci sono un po' di è simboleggiata anche la storia delle moviole. Guarda, io facevo dei servizi a Roma per i giocatori di Roma e Lazio. Venivano a Roma Marino Bartoletti, che ancora non è Marino Bartoletti di oggi, veniva Darwin Pastorin, e una volta fece una cosa insieme a quel giornalista tifosissimo della Juventus che è morto, Porello, aiutatemi. Un gran giornalista, un gran tifoso juventino, siciliano, se mi viene lo dico. Siciliano? Sì. Vabbè, vai avanti, intanto vediamo se ci viene. Non mi viene, insomma, voglio dire, ritornando ai discorsi di Roberto, Cannavò. No, Cannavò, no, era tifoso della Juventus. Avrà detto 15 ore. Per quello che non ce lo ricordiamo. È per quello che non ce lo ricordo. Stavo dicendo, sarà per quello che mi sfugge. Però ecco, come diceva appunto Roberto, fucina di grandi giornalisti di oggi e dell'altro ieri. Sì, sotto Italo Cucci siamo nati in tanti, mi ci metto pure io perché a me non mi conoscevano ancora. Fu Italo Cucci che mi contattò piano e cominciai a fare delle cose. Allora, prima di cambiare un attimo argomento, perché con Roberto volevo toccare anche il discorso dell'editoria in questo momento particolare, ti chiedo, adesso al di là degli occhi della gente, di come hanno vissuto i tifosi della Roma, di come abbiamo vissuto questa fantastica serata dell'Olimpico... Scusami, Francesco, Vladimiro Caminiti? Vladimiro Caminiti, sì, ecco. Come ci sei arrivata a Vladimiro Caminiti adesso? Ha suggerito Stefano, in pedo. Grazie. Ah, è vero, la scritta. Ah, guardate cosa ha fatto Stefano. No, adesso ve lo faccio leggere. Guardate. Eva suggerisci Vladimiro Caminiti. Cioè, si è comprata pure Stefano Impedovo. È vero. Bravo Stefano. Una grandissima persona. Grazie. Sono 100 anni che lavora Stefano. No, parlo di Vladimiro Caminiti. Lui venne con me e ti dirò anche chi mi sta venendo in mente adesso che mi ha ricordato il nome. Andammo a fare un servizio a Giordano. Lo vedi? Bruno Giordano. Perché hai detto Juventino? Laziale. Essendo il fotografo del Guerin Sportivo a Roma, mi toccava pure la Lazio. Brutta, capisco un sacco di cose. No, invece volevo dirti, Roberto Mugavero, il discorso del tifoso della Roma, al di là di quella sera fantastica dell'Olimpico, tu hai iniziato a conoscerlo quando abbiamo iniziato poi a fare dei libri qui nella capitale. Che idea ti sei fatto del tifoso della Roma? Insomma,
l'hai vissuto in vari anni ormai, no? Perché abbiamo iniziato già da diverso tempo, e soprattutto perché il libro di Losi, ad esempio, lo hanno letto, a parte tutti quanti, però anche quelli dell'epoca di Giacomo Losi, no? Quindi un po' l'hai vissuti tutti quanti. Ecco, la tua idea. Beh, devo dire che il tifoso della Roma è un tifoso colto, cioè un tifoso che ci tiene alla propria squadra e alla propria storia. Adesso non voglio dire che sono tutti lì in fila che prendono i libri, questo no, però la percentuale è alta, cioè è importante l'attenzione che si ha anche attorno al mondo della storia di una squadra che viene poi raccontata anche attraverso i libri. E il tifoso della Roma è un tifoso molto partecipe, una persona. Io quando vengo a Roma, un gioco che faccio è salgo sul taxi, e la prima cosa che faccio, cerco di capire se il tassista è tifoso della Roma o della Lazio. Vabbè, ma lì è facile perché sono tutti da Roma, quindi cioè, sì, in effetti devo dire mi verrebbe da dire 9 su 10, ma insomma la stragrande maggioranza. Mi ricordo che uno mi ha detto: Ma manco me la deve fare sta domanda, quindi. E quindi è così, insomma, molto, molto partecipe. Però se posso fare un appello ai aspetta che ti stiamo perdendo un attimo con la connessione, e vediamo un po' se adesso se riusciamo. Aspetta che ti abbiamo perso, Roberto, siamo rimasti al fatto che bisogna, no, e siamo in un momento di connessione un po' sbagliata, mettiamola così. Adesso... Ma nel frattempo che si riprende la connessione, io ve lo posso confessare che ovviamente con il mute, io davanti c'ho Roma-Barcellona in questo momento, ho appena visto De Rossi che segnava il rigore, sì, e sì, che sì, riprende Roberto. Roberto è tornato, ma non so se la connessione adesso è funzionante oppure no, perché lo vedo fermo. Ci sei, Roberto? No, è ancora fermo. Eva stava dicendo del televisore, io pure stavo rivedendo le immagini, infatti parlo con voi, ma l'occhio mi... Ogni tanto va perché vedere comunque dove raccoglie il pallone, te lo mette sotto braccio e fa, non lo posso dire perché, però è bella la frase che dice mentre la ragazzo. Allora, vediamo se abbiamo recuperato intanto Roberto. No, ancora. Quando Roberto mi sento, sei? Sì, adesso ti sentiamo. Sì. No. Ok. Sì. Allora, eravamo rimasti al discorso del dell'appello e sì, dell'appello. L'appello che voglio fare è questo. Io credo che un tifo, l'amore per una squadra, si debba giustamente tramandare, come viene fatto, portando i propri figli, i nipoti allo stadio, ma anche attraverso raccontare la storia. E raccontare la storia lo si fa attraverso i libri. Quindi quando escono questi libri da Roma, che siano fatti dalla mia casa editrice o comunque da altri, l'appello è questo: sono importanti perché noi in questo momento stiamo parlando attraverso i social, domani questi video saranno passati, passano molto più rapidamente. I libri sono invece lì che ti guardano e sono sempre testimoni di un tempo. Non ci sarebbe Roberto Tedeschi, non ci sarebbe Francesco Goccia, non ci sarebbero e fior di giornalisti che abbiamo citato finora, se il valore dei libri e della carta stampata non fosse quella che io sto cercando di difendere attraverso questo appello. E mi collego al fatto che con questa pandemia che c'è stata, purtroppo, devo dire purtroppo, la nostra categoria è stata martoriata dal primo giorno, perché hanno chiuso le librerie e quindi era il momento riapro. Migliore in cui... riaprono. Martedì, scusa, lunedì è Pasquetta, è vero. Esatto, devo andare fuori porta, i castelli. Sì,
però abbiamo perso due mesi, abbiamo perso due mesi, certo, e mezzo, certo, e certo. Recuperarli non sarà facile, ma soprattutto si è ragionato poco. Io sono d'accordo e convinto che bisogna tutelare la salute prima di tutto, però se la gente può andare a fare giustamente la spesa, non capisco perché si può andare a comprare il giornale giustamente in edicola, si può andare nelle tabaccherie a prendere le sigarette e non si poteva entrare in una libreria dove io Ressa non ho mai vista nella mia vita a prendere un libro da poter leggere a casa, soprattutto in un periodo come questo in cui a casa ci devi stare per forza. No, ma infatti il discorso delle RSA in libreria, questa è una cosa che ne parlavamo anche la settimana scorsa con Igor Righetti, che ha fatto il libro di Alberto Sordi adesso, no? E anche lui si è trovato nel momento del lancio del suo nuovo libro in un momento di sosta totale, no? Di stop, di stallo. Nelle librerie purtroppo non c'è mai la RSA, tranne sotto le feste di Natale, che guarda caso ognuno regala il libro, no? Perché ognuno non sa più veramente quello che deve regalare, che fai? Vai in libreria e compri un libro. Però al di là di quel periodo lì, sinceramente, è difficile che trovi, no? Grande così confusione all'interno di Mondadori, di Feltrinelli, di quelle che sono le librerie che possono essere le più importanti. E quindi questa situazione veramente è paradossale. Anche Eva che si diletta a scrivere, anche lei, insomma, devo dire, cosa ne pensi? Sei d'accordo con Roberto? In linea di principio sono d'accordissimo. Io credo semplicemente che siano state prese delle misure generalizzate, purtroppo. Quindi non si sia posta attenzione su quello che succede, quello che succedeva veramente nei vari esercizi commerciali. Io gestisco una sorta di palestra, ma molto particolare, nel senso che i miei allenamenti si svolgono in una sala uno a uno, ok? Per cui non c'è assembramento, non c'è assolutamente. Io ho una persona in sala insieme al trainer, però io come codice Ateco sono una palestra e quindi ho chiuso come tutte le altre palestre. Quindi il problema, io credo che se si fosse stati leggermente più lucidi, o magari avendo un pochino più tempo, troppe cose magari sarebbero fatte in maniera diversa, perché il discorso che fai, Roberto, è giustissimo, cioè non ha senso che io possa andare dal tabaccaio, possa andare a prendere il giornale all'edicola, non possa andare a comprare un libro, perché esattamente come io entro al supermercato scaglionata e con le dovute precauzioni, quindi con mascherine e guanti, stessa cosa posso fare in libreria, così come paradossalmente in qualsiasi altro negozio, perché anche volendo andarmi a comprare un vestito posso farlo. Qui il problema, secondo me, è stato un po' lasciare solamente le cose necessarie per far uscire le persone il meno possibile, quindi più cose ci sono aperte più gente gira per strada, un altro po' presi un po' da quello che è stato l'urgenza del momento, si è chiuso tutto quello che si è riuscito a chiudere senza pensare bene poi effettivamente alla realtà. Questa è l'unica cosa che mi viene in mente. Sì. No, perché hanno aspettato, e lo condivido il tuo ragionamento. Quello che secondo me appunto non si è fatto, forse data dalla fretta di dover chiudere, perché stava arrivando a tutta birra, non si è ragionato su questo fattore, perché è vero che il nostro corpo ha bisogno di mangiare, quindi c'è bisogno del cibo della pancia, ma esiste un altro tipo di cibo, che è il cibo che sazia la mente, il cuore, la nostra anima, che è dato dai libri. E in un momento come questo, in cui la gente è chiusa in casa, e devo dire capita, è già capitato che incomincia a dare i numeri all'otto a stare troppo in casa, ovviamente il libro diventa un bene rifugio per poter andare fuori con la mente. Per esempio il libro della Roma, della partita Barcellona-Roma, avercelo avuto adesso a casa, non so, certo. Tutti i tifosi della Roma si sarebbero fatti un cuore così, insomma, certo. L'avrebbero sventolato dalle terrazze. Quindi... Sono d'accordissimo con te, anche perché per quindi quanto questo, io... ci possiamo svagare su televisione, social, eccetera, non è la stessa cosa. Io sono d'accordo con te, prendere un libro e leggere un libro è veramente l'unico modo per uscire di casa restandoci, il resto è niente. Io oggi sono fatto 5 ore di burraco. Burraco? Cioè,
io, mia figlia e mia moglie. Allora tu riprenditi, il libro, visto che l'hai fatte tu, le foto le hai scattate tu di Giacomo Losi, e tu rileggi tutto, tanto non te lo ricordi a distanza di anni. Particolare, forse saprai che ho fatto un trasloco da poco, e c'ho ancora degli scatoloni che stanno giù nel box che non ho ancora riaperto perché veramente non c'è stato il tempo, ma adesso non me va proprio. Ecco. Guarda Massimiliano, invece. Bravo Max, bravo. Allora, io volevo un attimino di una cosa, no? Io, come sapete, non è che sono un grande lettore, vabbè, non ero, però, c'è la mia compagna che mi fa passare le ore dentro le librerie, lei proprio... È come i ragazzini, la lascio là, faccio il giro del centro commerciale, vado a riprendere, sta lì. Ho tutti i libri, tranne quello che mo me lo farò sicuramente arrivare di Roma a Barcellona. C'ho la storia della Roma, Giacomo Losi, il libro dei Dotti. Sto leggendo adesso in questo periodo. Il mio? Non me l'hai dato tu? Non lo sei comprato, ma chi te conosceva prima? Ma non lo sapevo, scusami, io è un mese e mezzo che vi sto frequentando, due mesi che vi frequento, scusami, piano piano. Parlava da Roma, lo potevi comprare, scusa. Il 14 esco, vado a comprare tu e quello di Roma a Barcellona, va bene? Vai su Amazon, lo trovi. Allora, tornando invece quasi in chiusura, perché abbiamo quasi fatto l'ora, la nostra... No, adesso aspettiamo l'84esimo. Dobbiamo aspettare il gol? Siamo al 72esimo, mancano... Esatto. Dobbiamo aspettare 20 minuti allora, a sto punto altri 20 minuti di diretta ci dobbiamo... Io l'ho già visto. Questo vuol dire che Roberto... Perché a Bologna arriva prima. Ah, Ci dobbiamo arrivare, quantomeno al gol, è vero, quantomeno al gol di Manolas. Sì. Ho anche visto il gol che si è mangiato Messi davanti alla porta. La famosa ciccata di Massimiliano. Quella da far accapponare la pelle. Perché se la rifà 100 volte, fa 100 volte gol. Sì. Poi parliamo di Messi. Stasera, oltre che siamo entrati in campo proprio avvelenati, ci abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna. La Roma aveva anche un gran portiere in quella partita. Ma lì è iniziata la Champions League della Roma con un gran portiere, perché la prima partita con Atletico Madrid... Che era pure un bel vedere, tra l'altro, che non guasta, insomma. Ma sì, tra l'altro per te sì, no, ma in quell'occasione lì, sullo 0-0 con l'Atletico Madrid, dove è iniziata la cavalcata della Roma, io penso avrà fatto almeno una decina di interventi in quella partita all'Olimpico, straordinari, insomma, veramente. Dobbiamo anche ricordare il grandissimo... Se non ricordo male, bravo anche l'arbitro in quella partita. In quale? Ascoltate la parata dell'Olimpico. Sì, di Roma a Barcellona? Sì. Sì, rispetto a come qui siamo abituati. Diciamo, se pensi all'economia di tutta la partita, secondo me è stato insomma, corretto. Però Io non ricordo... Bisogna ringraziare anche un certo Bruno Perez. Sì. Se non si metteva quel piedino a quel gol fatto... Con lo che non deve essere stato facile neanche per lui. Ucraina. Non deve essere stato facile neanche per lui arbitrare quella partita. No, anche perché insomma, fischiare un rigore contro il Barcellona non è così semplice, perché purtroppo c'è poco da dire. Determinate squadre ce l'hai la sudditanza, no? E il Barcellona... È una di quelle squadre che sicuramente... Ma sai, al di là della turbidanza verso il Barcellona, diciamo pure che insomma tra noi e loro, no? È un po' la famosa grande e piccola, la grande con la piccola a livello europeo, insomma questo è un po' era il discorso, quindi... Salutiamo Roma Club... È stata la favola di Cenerentola, è vero. La favola di Cenerentola. Salutiamo Roma Club Slovenia, perché insomma ci ascoltano anche da
da fuori Italia, eh? Quindi sicuramente un saluto a Valentina e a tutti quelli che ci stanno seguendo. E Roberto, tornando un pochino alla Minerva Edizioni, voi fate anche, ovviamente a noi interessano i libri sulla Roma, sullo sport, perché siamo della, della categoria sportiva, però tu come casa editrice fai praticamente tutto, non c'è un tema particolare, no? Perché fin da quando siete nati sì, a parte il genere fantasy direi che li facciamo tutti, che non è per niente male. Quanti libri siete arrivati, Roberto, a stampare durante l'anno? Ne abbiamo pubblicati 110 nel 2019, un libro ogni 3 giorni. Che non è per niente male come situazione, un libro ogni 3 giorni è fantastico, insomma. Sì. Tra l'altro adesso usciremo con un libro per la capitale scritto dall'architetto Paolo Portoghesi, che molti di voi conosceranno, che si intitola Roma Segreta. Lui accompagna il visitatore a conoscere una Roma poco conosciuta. Un fotografo suo amico l'ha accompagnato in questi angoli, in questi posti particolari, e il titolo secondo me è molto bello, insomma, Roma Segreta. Sarà un libro piacevole da sfogliare, da leggere, e soprattutto forse anche per certi romani conosceranno anche qualcosa che gli farà tornare in mente qualcosa del passato, oppure che scopriranno loro stessi. Senti, se dovessi consigliare un libro tra i tanti che avete realizzato con ovviamente con la tua casa editrice in questo momento, dai, siamo tutti chiusi in casa, un momento per distrarsi e leggere un libro che insomma ci possa far così rasserenare un pochino. Libro di cucina. Cosa ti verrebbe in mente? Allora, è come lo dicevo oggi in un'altra trasmissione, è come chiedere a un genitore quali dei tuoi figli è più bello, è probabile poterlo fare, però sicuramente c'è un libro che sta per uscire, non è ancora uscito, che però consiglio perché un po' sarà uno dei libri simbolo di quello che stiamo vivendo e patendo in questo periodo. Il titolo è Tutto andrà bene, che è la famosa frase che tutti noi in Italia abbiamo in qualche modo usato, ma in pochi sanno che questa frase è stata inventata da una mia autrice, da una poetessa e scrittrice di Brescia, e sapete bene che Brescia e Bergamo come sono stati colpiti dalla pandemia, dal Covid-19. Ebbene, questa ragazza, che si chiama Luciana Landolfi, all'inizio di tutta questa tragedia, insieme a un gruppo di amici poeti, di prendere questa frase, metterla sui post-it e incominciare a appiccicarla per Milano. Il Corriere della Sera riprese questa immagine e da quel momento è diventata virale e tutti la stanno giustamente utilizzando. Noi faremo un libro che racconterà la storia di Tutto andrà bene e ovviamente a quello che c'è dietro e alle speranze e soprattutto a quello che questa pandemia ci deve insegnare, avere un po' più rispetto di noi stessi, di chi ci vive attorno e cercare di tutelare questo nostro mondo e questa nostra terra e questa nostra bellissima Italia che tutto il mondo ci invidia. Allora, prima di farti chiedere da Eva, insomma, anche il suo parere sui libri, cosa ti piacerebbe anche a te leggere, qual è il tuo diciamo, la tua lettura preferita, c'è Stefano che ti fa questa domanda, Roberto, dice, secondo te è possibile pubblicare un libro di Moviole? Sarebbe, secondo te, un'idea percorribile? Potrebbe piacere un libro di Moviole potrebbe effettivamente avere il suo pubblico, perché la Moviola in tutti i modi, quel tipo di Moviola che noi, chi non si intende, pensa che è un libro che è un libro video, invece no, la Moviola è quei disegni che ti fanno vedere l'azione, no? Insomma, la Moviola ti racconta dei momenti epici
Poi non so se forse è sufficiente solo un libro di disegno, questo non, in questo momento non te lo saprei legarla ad una fotografia che richiama quel disegno, magari cioè avere il contraltare della moviola e lo scatto di Tedeschi che ha immortalato il momento in cui il giocatore calcia e fa gol o la palla che è entrata in rete potrebbe essere interessante. Io sono uno sperimentatore, in questo momento diventa per il 2020 un po' difficile sperimentare, perché la cosa più importante sarà cercare di arrivare a fine del 2020 in modo sereno. Salvare la pelle. A che minuto stanno, Eva? All'80esimo. Quasi, Da due minuti segniamo. Quindi Eva, ho 2 minuti per chiedere a Roberto qualche cosa, confrontarti con quella che è poi anche la tua tipologia di scrittura, quello che ti piace di più, insomma, perché devo dire che... Allora, io sono una divoratrice di libri di qualsiasi genere, diciamo che 3-4 anni fa ho provato a scrivere, penso che l'abbiano fatto un po' tutti, non lo so, quindi mi sono ritrovata con due libri praticamente finiti. Che ti dico? Sono nel cassetto. Sono nel cassetto, sì. Dai, Roberto. Io non ho letto uno bellissimo fino alla fine, vero? Tutto proprio. No, non è vero, è un gran bel libro. No, non ho letto poco più di metà, poi diciamo la seconda parte è stata un audiolibro raccontato da Beh, ma era un libro che scivolava via in maniera perfetta e splendida. Sono io che, arrivato a un tot di pagine, me blocco perché... ma sapete qual è il problema? Gol, l'ho segnato. Eccolo, no, sì. Bene, ma... Mentre Manolas esulta, sì. vi spiego qual è il problema di pubblicare i libri. Sapete quanti libri escono in Italia in un anno, ogni anno? No, non ne ho idea. Oltre 70.000 titoli, Se voi conoscete una libreria che può tenere una copia di ogni libro, me la presentate, no, certo. Ecco, non esiste, perché oltre i 70.000 ci sono circa 20.000 bestseller, cioè quei libri che fortunati loro piacciono e vendono ancora. Certo. Quindi c'è una grande frammentazione da questo punto di vista. Quindi purtroppo che cosa accade a noi editori? Che a volte dobbiamo dire dei tristissimi no a dei libri che sono scritti molto bene, che possono essere belli, ma che purtroppo no, farebbero fatica a incontrare lo stesso successo nel mondo della libreria, perché non sanno come fare per recepirli tutti, per poterli ovviamente certo. tenere. Che cosa succede oggi? Prima Roberto Tedeschi ha detto una parola magica per il suo libro. Allora, oggi esiste e sta crescendo sempre di più, per la mia casa editrice incide il 30% in questo momento le vendite online. Le vendite online non fanno figli e figliastri. Se uno è bravo, soprattutto l'autore, a promuoversi, il libro si muove e viene venduto. Però il problema è che i libri hanno dei costi mediamente importanti, quindi certo. Se ne sbagli uno non è un problema, se ne sbagli due non è un problema, se incominci a sbagliarne più di tre incominci a avere qualche certo. problema in più. Quindi il consiglio che do sempre io è che se uno vuole fare un libro, deve partire per piccoli step, cioè come a volte partendo addirittura dall'ebook, vedere che tipo di riscontro ha sulla gente, perché non bisogna mai fidarsi degli amici che dicono io lo compro sicuro. Mi ricorderò sempre una volta una persona che scrisse in una pagina Facebook, forse della nostra casa editrice, commentando un libro dicendo bellissimo, me lo sono letto d'un fiato. Io ho risposto, dico peccato che deve ancora uscire. C'è tante, tante questo, opere. Questo,
c'è la frase da amico, no? Sì, insomma, non vuoi dispiacere l'amico, quindi dici sì, lo prendo sicuro. Poi devi sempre fare la tara di tutto, allora, di tutto questo. Posso aggiungere una cosa a questo non vuoi dispiacere all'amico? Sai perché il mio libro non è stato edito dalla Minerva? Faccio un'ipotesi, forse banale, ma non lo è. Perché l'amico che si era proposto di fare i testi mi disse: non ti preoccupare, l'editore ce l'ho io. Io dissi: vabbè, fai testo. Devo dire, il libro non è andato male, perché abbiamo fatto una seconda riedizione e forse ancora si riesce a trovare su Amazon o in qualche libreria che magari ce l'avrà spersa da qualche parte. Però sono sicuro che, come dicevi te, conoscendo il tifo, l'amore per una squadra come quella che è la Roma, poteva andare ancora meglio se ne avessimo stampati fin dall'inizio di più. Perché c'è stata la seconda ristampa, perché in effetti la prima non è stata sufficiente. Sì, e lì è un po', lì Roberto, è un po' la regola del farmacista con la bilancina, cioè la tiratura è la cosa più difficile da poter decidere per un editore, perché tanto non ci prendi mai, o che stai troppo basso o che stai troppo alto. Ma il problema per l'editore non è tanto produrre un libro in quantità, è il fatto che se il libro poi non si vende ti resta magazzino, e restando magazzino lo Stato ti chiede le imposte sul prezzo di copertina. Più libri hai in magazzino, più paghi imposte. Quindi se Francesco Goccia si produce un libro da solo, se lo vende è contento, se non lo vende chi se ne frega, ma l'editore no, l'editore deve fare in modo che i libri si vendano, perché sennò pagherebbe ogni mese, perché noi siamo mensili, delle imposte altissime per troppi libri fermi. Ecco che a quel punto devi fare il gioco delle ristampe. Adesso non conosco questo caso specifico, perché andrebbe analizzato singolarmente. Conoscendoti, sono certo che il tuo bacino è un bacino comunque importante, perché ti conoscono in tantissimi, e poi sei bravo, devo onestamente dire, sei un bravo fotografo. Però per noi editori, noi abbiamo questa spada di Damocle sulla testa, dato da questi motivi. Io dico solo che una volta finita la prima stampa, è fatta una ristampa, se avesse voluto azzardare un pochettino di più, forse... Sì. Capito? È lì che manca. Ho detto, no, forse sarà il primo e l'ultimo libro. Se ne dovessi fare un altro. Adesso tanto il tuo libro lo deve ritrovare Massimiliano Catini, quindi vedrai che questo da qua è chiaro. Il libro guarda che Marco Imberti l'altra sera ha detto che a lui ce n'è ancora due. Ma quella la devo prendere io, che pure io. E l'altra che l'ha Massimiliano. Per me e per te. Vedi? Abbiamo risolto. Allora, ragazzi, abbiamo fatto il terzo gol. Ho visto ho rivisto l'errore di Messi e devo dire che non me lo ricordavo così. Quindi, bravo. Io ho sempre avuto un debole per Leo Messi, dopo questo errore ancora di più. Quindi, sicuramente è il numero uno in assoluto della storia del calcio. Ha voluto bene alla Roma. Ha voluto bene alla Roma, tra un po' arriva il pallonetto che mi ricordo di Semedo. Tra l'altro quella partita... Quello l'ha mandato fuori la gente, quel pallone. Sì, Quando ha tirato soffiavamo tutti dalla curva sud. No, vabbè, guarda, è stata... Che poi, raccontandola, lì c'era l'idea che tanto, siccome ne abbiamo viste tante di rimonte fantastiche della Roma, però sempre... arrivava al 90esimo la beffa, al 120esimo la beffa, e allora lì c'è stata la paura di quella serata, però fortunatamente è andata bene, e questo ci ha risollevato un pochino a tutti quanti. Allora ragazzi, siamo giunti in chiusura della serata. Io ovviamente ringrazio ancora Roberto Mugavero, questo è il libro della Roma la sera dei miracoli, con appunto questa notte magica raccontata attraverso le foto di Maurizio Borsari e lo scritto di Francesco Repice, che è uno dei giornalisti, tra l'altro telecronisti, tra i più importanti che ci sono in,
in Italia o che c'erano, perché mi sa che Francesca è andato in pensione o no. Fa delle apparizioni, ma lui ufficialmente è in pensione. Mi ricordavo una cosa del genere, bravissimo. Comunque, tra l'altro, Francesco, posso dire una cosa? Sì. In questo momento, se per caso qualcuno fosse interessato, va nel sito della Minerva, www.minervaedizione.com, cerca il titolo del libro, lo trova, fa anche un'opera di bene, perché noi abbiamo attivato una convenzione con la Fondazione dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna per il problema della pandemia, e un euro di ogni volume che noi vendiamo va alla Fondazione Sant'Orsola per materiale che possono a loro servire, quindi si fa un'opera doppiamente buona acquistando un libro. Quindi qualsiasi libro si trova qualsiasi situazione. Questa è una cosa sicuramente che poi ripeteremo anche domani sera nelle altre puntate, perché comunque sia è giusto che ci sia questa opportunità, sia per se stessi, per leggere un buon libro che non guasta mai, che per fare ovviamente in questo momento del bene, che non è, anche lì non è mai troppo, visto quello che stiamo vivendo. Allora, ringraziamo e salutiamo Roberto Mugavero, editore della Minerva Edizioni. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Buonasera. Ciao a tutti voi. Forza Roma. Grazie per essere stato con noi. Eccolo il tiro famoso con la palla che va sopra la traversa, e Florenzi che si aggrappa alla rete, che poi è bassetto, Alessandro voleva arrivare in alto per cercare di prendere sto pallone. Un saluto a Massimiliano Catini, oggi non ti lascio ultimo, Massi. Buonasera, buonasera a tutti e sempre Forza Roma. Un saluto a Robertino Reali. Ciao. Buonasera, buon settimana. Mi salutano le donne. A Roberto Tedeschi, il nostro grande fotografo. Ciao Roberto. Ciao ragazzi, ciao. E alla grande Eva Toscano, insomma, ormai. Ciao ragazzi. Grazie, buonasera tutti. E sempre Forza Roma. Sempre Forza Roma, un salutone a tutti, e sto 3-0 col Barcellona veramente c'è rimasto nel cuore.